Uno, quindi lo strumento è lo stesso. È chiaro che noi non abbiamo aspettato di dare consulenze a JP Morgan per capire se Montepaschi si riusciva a salvare, o abbiamo aspettato un fantomatico fondo del Qatar perdendo un anno con il 22 gennaio 2016, quindi un anno prima di quello che è successo l'anno dopo. Matteo Renzi che diceva Montepaschi è la banca del futuro investita in questo istituto. Il 22 gennaio 2016, dopo un anno, sappiamo benissimo che 5 miliardi li abbiamo messi per nazionalizzare, tra virgolette, poi magari lo spieghiamo il perché, tra virgolette, Monte dei Paschi. Ma infatti Si il doveva tempismo intervenire lo prima, conoscono in molti. doveva intervenire prima, non abbiamo aspettato di arrivare in Ok, quelle avete condizioni azzeccato e i tempi, però vi ho detto la stessa abbiamo cosa. utilizzato l'unico strumento, che è una normativa che secondo me ha fatto il male del sistema bancario italiano. Ha fatto il male del sistema bancario italiano. La questione del bail-in o la questione della cessione obbligata dei crediti deteriorati, i famosi NPL, è stato un problema enorme per il sistema bancario italiano. Magari sono elementi tecnici, però ci No, fanno ma. capire che abbiamo subito dall'Europa un ennesimo problema per Beh, questo l'ha paese, subita Renzi, l'avete subita voi, uguale. dopo che la Germania invece aveva fatto quello che voleva con i suoi istituti bancari in sofferenza. Bene, detto questo, con quello strumento noi interveniamo mettendo a garanzia 300 milioni per potenziali 3 miliardi di obbligazioni che vengono emesse dall'istituto e mettiamo a garanzia 1 miliardo per l'eventuale eventuale ricapitalizzazione dell'istituto bancario. Ma Questo è quello che fa il Di governo, Maio ha non mette un parlato di centesimo, nazionalizzarla questa. oggi non mette un centesimo. Se i commissari non saranno in grado, attraverso il mercato, di rimettere in piedi quell'istituto bancario, è chiaro che interverrà lo Stato ed entrerà in quell'istituto bancario nazionalizzandolo. Punto. Ci sono Questo è queste quello che parole che non sono vere, dai, Patuanelli, questo è una quello che persona succede. seria. Nazionalizzare è un'altra La cosa, dai. nazionalizzazione a tempo indeterminato non è No, ma neanche a possibile, tempo non è determinato. Voi non possibile, nazionalizzate assolutamente sì. nulla. No, Non cioè, oggi non nazionalizzate nulla. nazionalizziamo Ma no, ma nulla, neanche domani. oggi Ma no, no. ma Nel momento basta in cui questa entriamo nel propaganda. capitale sociale della E banca, non la è chiaro che viene nazionalizzate. Entrate nel capitale sociale della banca in esattamente come parte Monte come Paschi. soci insieme a tanti altri soci. In Monte Detto Paschi questo, si è al 64% con l'intervento di 5 posso dire miliardi. una cosa su Insiste questa ad avere il vicenda. controllo totale della Bisogna banca. per forza fare un passo indietro, perché io me li ricordo gli interventi di Di Maio, Di Battista, La Ruocco, non so, non me ne vengono in mente altri, ma potrei farle l'elenco di tutti i deputati e senatori eletti nella scorsa legislatura quando Gentiloni portò in aula il famoso decreto che voi avete copia e incollato. E non è che il problema era non averlo fatto prima, no, 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 no. Il problema di quegli interventi era che c'erano soldi pubblici messi lì per salvare le banche. Questo era il tema, io mi auguro di poterli leggere in aula, quegli interventi, quando voteremo il decreto che voi avete fatto. Allora, se la Dopo mettetemi questione è che anche il si tweet di mettono. Gentiloni, che vale la pena vederlo a proposito di Certo, se questo. la questione è che si mettono soldi pubblici per salvare le banche, voi oggi dovete avere l'onestà intellettuale di dire che allora Bellissimo. Gentiloni ha fatto bene Ma a voi avete fare. No, fatto fuori i Patuanelli, io l'ho risparmiatori. fatta Noi abbiamo parlare salvato i però. risparmiatori, non la Ma cosa banca. dite? Ma cosa dite? Che Perché siamo risparmiatori non intervenuti ce in n'è uno che tempo. con quel decreto ha Siamo perso un intervenuti euro? in tempo. Guardi, con quel decreto non ce n'è uno che ha perso un euro. Come ha visto nel servizio, ne abbiamo visto un pezzetto, magari poi lo vedremo meglio, di Carige, che ce ne sono tanti che hanno perso soldi con la crisi di Carige. Allora, Sono gli prima azionisti? cosa, sono gli ma va, scoprite gli No, azionisti. no. Giorni fa alla Camera non Una, avevate neanche la guardi, percezione della non c'entra. differenza tra Su quello risparmiatore e che la succede nel sinistra. mercato, Ma voglio fa dire, è un po' niente. difficile Posso dire una cosa, intervenire. Patuanelli? L'onestà intellettuale di dire che vi siete sbagliati a fare quella propaganda allora fatta solo per Assolutamente no. guadagnare qualche voto, perché era una propaganda assurda e sbagliata. Questo decreto che voi fate per salvare Carige è giusto. Il problema è che io oggi non mi metto a dire avete trovato 1 miliardo per Carige, ne tagliate 4 alla scuola, perché io non sono come voi. Voi tagliate 4 miliardi alla scuola, fate male, ne porterete la responsabilità piena. Ma questo intervento è un 4 intervento che è miliardi alla scuola. giusto. Allora, scusate, Abbiate lasciamo l'onestà perdere 4 intellettuale miliardi di dire che ha alla scuola. fatto bene Buccini, un Gentiloni. momento.